in questo luogo dove noi veniamo da ormai 15 anni, esattamente, per onorare lo spirito di Roma, perché già Simón Bolívar venne qui con lo stesso spirito, con la stessa mentalità, con la stessa volontà di risolvere dei problemi fondamentali del suo territorio, del territorio da cui proveniva, ma che sono elementi sostanziali anche oggi, perché oggi la lotta è la stessa. La lotta è del popolo ordinato e organizzato contro una minoranza che continuamente e senza tregua vuole perseguitare e dominare questo popolo. Di volta in volta si è trattato di una minoranza autoctona o di altre minoranze più o meno nascoste che oggi governano il mondo semplicemente perché ci sono stati dei precedenti di carattere tecnologico, come ad esempio l'impero inglese. Io penso che l'idea della minoranza nascosta che comanda il mondo sia stata resa palese agli occhi di buona parte dei cittadini di questo territorio, cioè della terra, attraverso l'impero inglese. Era un impero dove poche persone, abitanti a Londra, decidevano dei destini dei popoli di mezza terra, perché era tutto l'impero inglese. Ora che l'impero inglese è finito, è stato però sostituito dallo stesso numero ristretto di persone che pretendono di controllare con la forza la ribellione dei vari popoli che man mano prendono coscienza di questa situazione. In questo ambito voglio parlare del ruolo e della funzione del popolo romano, perché è un ruolo e una funzione che è stata esplicitamente pensata e studiata da chi capiva i presupposti ideologici di questo popolo. Sentiamo cosa dice un noto pensatore. Roma fu una realtà simultaneamente materiale e spirituale, un ideale completo e splendente, isolato, che si accetta o non si accetta, questo è un punto sostanziale. O accetti questi principi fondamentali o non li accetti. E noi siamo per l'affermazione di questi principi. E che si ribella ad